Ciao amiche e ciao amici, ti senti rifiutata? Che fare? Questo video per rispondere ad Angie che mi segue su YouTube. Beh, mi verrebbe subito spontaneo rispondere con una battuta, nel senso che le persone che si sentono rifiutate, che si sentono non cercate, provino a smettere di pagare le bollette e vedranno che subito qualcuno le cerca. Ma questa era solo una battuta per dire che il rifiuto sta soltanto nella nostra testa, è soltanto un qualcosa che vive dentro di noi, perché tendiamo a duplicare delle situazioni già vissute a suo tempo. Quindi persone che hanno vissuto in qualche modo nell'infanzia o in altre situazioni un senso forte del rifiuto, tendono a prescriversi questo, a farsi questa profezia, e quindi la profezia poi si autoavvera, perché se una persona si sente rifiutata metterà in atto tutta una strategia comportamentale per cui le altre persone la rifiuteranno sul serio. Quindi per superare questa cosa qua, il miglior modo è quello di agire, non è quello di pensare, perché più pensi più andrai a trovarti dei motivi per cui è giusto che le altre persone ti rifiutino. Quindi tu devi semplicemente agire, interagire con le persone, quindi fare uno sforzo di interagire con le persone, indipendentemente dal fatto che queste ti rifiutino o meno. Non è questo l'obiettivo, devi cambiare obiettivo. Il tuo obiettivo deve essere quello di interagire, quindi vai in qualunque posto, da un centro commerciale, un pub, una birreria, in qualunque posto ti trovi, al supermercato, non importa dove ti trovi, tu prova a interagire con uomini e donne, indipendentemente. Ma il tuo obiettivo non deve essere quello di essere accettata. Che viene accettata o che viene rifiutata non importa, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo che devi darti è proprio quello di interagire. Quindi nel momento in cui tu riesci a interagire, a parlare, ad attaccare il bottone, in quel momento lì tu hai raggiunto il tuo obiettivo. Quindi lo sforzo che devi mettere è in quello. Poi piano piano potrai affinare le tecniche, da sola ti renderai conto che alcune modalità sono migliori di altre. Poi, una volta che hai interagito con una persona, potrai provare a mantenere questa amicizia, ma in questa prima fase devi semplicemente provare a interagire, perché dopo un po' di interazioni vedrai che ti renderai conto che alcune persone ti rifiuteranno, altre ti accetteranno, altre saranno loro magari a cercare te, però devi anche predisporti con uno stato d'animo positivo, quindi impara a sorridere, impara a tenere posture aperte, impara a camminare aperto anziché essere chiusa in te stesso, quindi cerca mentre interagisci di perlomeno mantenere una postura aperta, quindi evita le chiusure, evita di avere una faccia contratta, ma mantieni una faccia sorridente, non importa in quale situazione sei, e vedrai che piano piano questo problema si risolverà da solo. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale, anche tu come Angie avrai possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, condividilo con tutti i tuoi amici e metti un like, un mi piace. Ciao!